siamo arrivati alla 10ª giornata mondiale dell'autismo, siamo molto emozionati come ogni anno, c'è il teatro gremito di gente, noi siamo sempre pronti a lottare per difendere i diritti dei nostri figli. Questa è la giornata che fa da cassa di risonanza per farci sentire dalle istituzioni e per difendere i loro diritti. Speriamo che vengano attuate le leggi, soprattutto quella sul dopo di noi, che è quella che ci sta più a cuore e sul quale noi genitori pressiamo molto, perché la nostra angoscia è quando un domani non ci saremo più e i nostri figli rimarranno soli.